Sindaco, la litigiosità nella maggioranza. La cosa ha comportato e comporta continui rimpasti. Ciò ovviamente paralizza l'attività amministrativa, perché vedere assessori che passano, e sto facendo la domanda, per cortesia, mi fa fare la domanda? È una domanda sto facendo. Quindi dicevo questi continui rimpasti paralizzano l'attività amministrativa, è innegabile. Lei ha detto di volere il bene della città, non pensa che un atto di dignità politica da parte sua, le dimissioni, vedendo che i partner di maggioranza la stanno di fatto sfiduciando o quasi commissariando, ecco, lei non ha pensato alle dimissioni? E poi, ultima cosa, se le ponessero l'out, fai fuori Italia Viva, se vuoi di nuovo che ti sosteniamo, lei cosa farebbe? Luigi, ringrazio, forse non mi sono spiegato bene, però credo di averlo detto, abbiamo già colto il dito dei partiti regionali a restringere di nuovo il perimetro della maggioranza, quindi insomma il tema di Italia Viva, nonostante fosse stato concordato con le forze di maggioranza e tutti sapessero anche del mio desiderio di fare esperienze nuove, però lo stiamo rivalutando nell'interesse della città. Mi permetto di dissentire, la macchina amministrativa, di questo voglio ringraziare i dirigenti, il personale, anche gli assessori, non si è mai fermata, non si paralizza niente. Ma se gli assessori cambiano ogni 5 giorni, sindaco, gli assessori cambiano ogni 5 giorni è un caos. Abbiamo 2 anni e mezzo, non 20, qualche volta abbiamo rivisitato le loro deleghe funzionali, ma come sapete dopo la riforma entra Luppino ed esce Luppino. Insomma, la macchina più autonoma, l'assessore da indirizzi, tutto sommato coerenti con i programmi strategici. Quindi, di sicuro rispondo all'ultima sollecitazione, anche qui penso di avere comunicato a tutti che stiamo facendo questo ultimo importante tentativo per la città. Poi se qualcuno pensa che io possa andare avanti così, insomma, lo devo deludere. Perché non mi dimetto? Non mi dimetto perché dimettermi significherebbe da subito consegnare la città di nuovo 6 mesi, 7 mesi a un commissario. Un commissario che fa l'ordinaria amministrazione. Ai pieni poteri del sindaco e del consiglio comunale. No, le cose vanno dette, non dobbiamo mistificare la realtà, sindaco, non dobbiamo mistificarla. Non è una concessione che mi hai fatto. Ma non devi fare. So che ti farà piacere, insomma, che quando anche tu lo fai il consiglio comunale per effetto di missione sindaco, è uno scenario che è aperto ovviamente, ma d'altronde. Di mettersi a 4 giorni dal bilancio, andiamo, votiamo il bilancio, tutti si prendono la loro responsabilità, perché devo privare i consiglieri comunali di prendersi la loro responsabilità con la città e spiegare perché andiamo a casa. E il 19 magari si va già tutti a casa, di mettersi 4 giorni prima è una bambinata, io sto vedendo tante bambinate, io non sono un bambino. Forse Emiliano la vuole fare fuori, sindaco, cosa dice su Emiliano, la vuole fare fuori?